vincitore del Midas Model Competition è stato un progetto di adeguamento statico di un ponte nella provincia di Como, un ponte caratterizzato da tre arcate e costituito da strutture in muratura e calcestruzzo non armato. Io sono stato chiamato come consulente dalla società che si è occupata di progettare gli interventi di adeguamento statico e come consulente ho curato in particolar modo tutta la parte di modellazione numerica, di analisi e di progetto di questi interventi di rinforzo e di adeguamento statico. Il ponte è un ponte vecchio, una certa età, quindi è stato interessante l'utilizzo di Midas per quanto riguarda la modellazione, perché Midas mi ha consentito, come sempre, di creare un modello completo, quindi nel quale ho utilizzato diversi elementi finiti, a partire dagli elementi più semplici, gli elementi BIM, elementi un pochino più complessi come gli elementi plate, ma comunque assolutamente standard, fino ad arrivare all'utilizzo non usuale degli elementi solidi per la modellazione delle pile. Tutto all'interno ovviamente dello stesso modello, elementi opportunamente connessi. Oltre a questo, l'utilizzo di Midas è stato importantissimo per l'impostazione non solo dei carichi gravitazionali, che sono carichi abbastanza standard, ma per tutto quel che riguarda l'impostazione dei carichi da traffico, quindi carichi da traffico secondo le normative vigenti. È stata un'analisi lineare, l'utilizzo di Midas mi ha permesso di filtrare i risultati sulla base delle resistenze che erano le resistenze ammissibili, quindi anche l'utilizzo delle mappe, della scalatura delle mappe a seconda dei valori che si volevano controllare e l'inserimento, oltretutto, di alcuni input tramite formato Excel. Quindi, come sempre, Midas si è mostrato assolutamente all'altezza di modellazioni che escono un po' dalla normale progettazione edilizia. L'esperienza con ARPACEA è sempre molto positiva, molto chiara la comunicazione, interessanti i corsi che vengono proposti. In particolar modo io mi interfaccio non di frequente, però con una certa regolarità, ogni 2 o 3 mesi, quando capita, con l'assistenza tecnica. Conosco il software molto bene, lo utilizzo da molti anni e mi piace ogni tanto andare a approfondire i temi, andare a scoprire le novità e testare le novità prima di utilizzarle nei miei progetti. Ci tengo sempre a testare di persona tutte quelle che sono le nuove funzioni. E devo dire che c'è sempre stato un riscontro, innanzitutto, molto celere, veloce. E poi anche molto onesto, nel senso che è capitato di approfondire dei temi e di avere avuto un riscontro positivo dal punto di vista tecnico. È capitato anche a volte di scoprire magari qualche piccola anomalia che immediatamente veniva segnalata alla casa madre, agli sviluppatori coreani, e subito sistemata, migliorata. Quindi questo è successo non frequentemente, ma quando è successo, l'intervento di ARPACEA è stato assolutamente tempestivo ed efficiente. Quindi sono assolutamente soddisfatto e contento della scelta sia della società che del software.